Buongiorno a tutti, allora comincio io perché vedo qui il palco un po' sguarnito. Dunque, intanto una comunicazione. Voi siete venuti qui per ascoltare un incontro fra tante donne e queste donne si sono dimezzate nel frattempo. Sia Eva Cantarella che Galatea Ranzi non saranno con noi. Ci sarà solo Galatea Vaglio, e autrice di Didone, per esempio, che ho qui in mano e che immagino, perché stavamo entrando assieme, immagino sia stata trattenuta da un qualche giornalista che lo stava intervistando. Ecco, infatti sta arrivando. E io, che dovevo un po' tirare le fila di questo incontro fra donne, mi chiamo Cinzia Dalmaso, sono una giornalista, ecco, insomma, le donne sono dimezzate, le altre due donne erano molto alte e di grande presenza, noi due lo siamo molto meno, ma siamo molto agguerrite e quindi credo, spero almeno, che sapremo intrattenervi ugualmente e ragionare di come raccontare e divulgare l'antico. Abbiamo trovato però un degno sostituto, crediamo, di Eva Cantarella, perché abbiamo Pierangelo Buongiorno, che è un professore di diritto romano, come Eva Cantarella, insegna all'Università di Lecce ed è anche assessore alla cultura del Comune di Ostuni. È innamorato del libro di Galatea Vaglio e quindi, insomma, ci siamo rinforzate con un uomo anziché con altre due donne, ma insomma speriamo di riuscire a realizzare qualcosa di piacevole comunque. Un uomo che prego, venite a sedervi, ragazzi. È un uomo che, insomma, tartasseremo un po', perché voi sapete, questo libro si chiama Didone, per esempio. Didone in realtà è il primo dei ritratti di personaggi dell'antichità che Galatea Vaglio appunto presenta in questo libro. E il sottotitolo è Come le donne... Aspetta, ho un momento di amnesia. Ah, ovvero Perché le donne toste si innamorano degli Enea. E qui abbiamo una donna tosta e un Enea che è assai meno tosto e assai più codardo di Didone, ecco. Quindi, insomma, il nostro uomo della compagnia dovrà anche un po' difendere Enea, che dici? Comunque, sentite, io poi vi parlo di Galatea Vaglio, di chi è, di come è nato questo libro e di come anche secondo me sia un modo splendido di raccontare l'antico a tutti, facendo divertire ma raccontando anche cose serie. Però io comincerei con una breve lettura di un brano. Io lo chiederei a te, Mariangela, di leggere un po' di Didone, quel che vuoi, una decina di righe. Entriamo in media stress e poi ne ragioniamo. È acceso? Sì. Funziona? Ok, funziona. Allora, Didone, per esempio, bravo chi la capisce. Io non ci sono mai riuscita. Ogni volta che prendo in mano l'Eneide mi piglia uno di quegli intorcoli di stomaco che solo la rabbia genera quando non la puoi sfogare. Ma come, dico io, benedetta figliola, hai tutto, ma tutto tutto, proprio tutto quello che una donna, se ha un briciolo di sale in zucca, può desiderare. Sei bella, non come una velinetta da strapazzo, di quelle che sono pezzi di carne buttati lì con le poppe al vento, un'espressione stolida sulla faccia che nessun chirurgo estetico può cancellare. No, sei bella bella, perché hai una certa età, ma sei ancora giovane e piacente. E si presume con negli occhi quella luce di intelligenza mista a consapevolezza che hanno le donne con una testa sulle spalle e un passato nel cuore. Ora, dico io, Didone mia, ragioniamo. Sei bella, sei affascinante e sei pure più intelligente di ogni uomo che hai incrociato nella tua vita. Spiegami, perché Enea? Ma santi numi di tutto l'Olimpo fenice e greco in seduta plenaria, che diavolo ci hai visto in lui per perderci la testa? Caruccio, vabbè, ma neanche un paride. Eroe, ok, ma di secondo piano. Con la mamma Dea siamo d'accordo, ma una suocera così è più una rogna che un bonus. Già quelle mortali sopportale, figuriamoci quelle divine, te le raccomando. Eccoci. Signori, così esordisce Galatea. Allora vi spieghiamo chi è Galatea. Cominciamo dall'origine.
una storica in origine, ha una laurea in storia antica, un dottorato in storia antica, e ha studiato e ha prodotto anche saggi scientifici di storia per parecchio tempo. Poi è passata a insegnare alla scuola e quindi sa parlare ai ragazzi, sa parlare ai giovani, e questo è molto importante. E sa parlare a tutti in realtà, perché con la sua passione per le tecnologie già dalla prima ora ha aperto un blog, Il Nuovo Mondo dei Galatea, l'ha aperto nel 2005, mi pare che abbiamo detto. Sì, adesso nel 2006, nel 2005 era su un'altra piattaforma. Ecco, esatto, quindi sono quasi 10 anni che Galatea vive nel web. È stata una dei primi blogger d'Italia e tuttora è uno dei blogger più letti di tutta Italia. Non scrive ovviamente solo di antico, scrive di commenti, fa commenti sulla politica, di costume, di vita quotidiana italiana, racconta, lei vive a Spinea in un paese in provincia di Venezia, e con occhio disincantato racconta la vita nella provincia italiana, e con lo stesso occhio disincantato, come avete visto, ogni tanto racconta anche le vite di personaggi dell'antichità, sia mitologici come Didone che personaggi reali come Temistocle, Alcibiade, Alessandro Magno, Giulio Cesare, giù fino a Odoacre per arrivare alla fine dell'impero romano. Ecco, questo lo fa da tanti anni e in realtà ha osservato che, nonostante lei abbia un traffico notevole, siamo arrivati a più di 3 milioni di lettori del blog, anche di più. Visitatori, sì, abbiamo superato i 3 milioni. Abbiamo superato, quindi insomma parliamo insomma di una persona che fa comunicazione nel web, insomma è a livello di Repubblica o del Corriere della Sera, per parlare diciamo di traffico nel web, per fare un paragone con i giornali cartacei. E però ha visto che in realtà queste biografie del mondo antico sono dei long seller, sono cioè i post che lei fa che a lungo andare vengono letti di più, vengono letti con più continuità. Il commento su Renzi adesso e prima Berlusconi, o sull'articolo 18, su quel che è accaduto ieri a Roma, magari insomma potrà passare, si leggerà e poi passerà, ma queste cose invece vengono lette, rilette e stralette, e la prova ne è proprio Didone. Questo racconto su Didone, che esordisce così in modo molto, molto divertente, molto comico, come avete potuto apprezzare, improvvisa, è stato scritto nel 2009, quindi insomma 5 anni fa, un lustro fa, e a gennaio di quest'anno inspiegabilmente, miracolosamente, ha spopolato nel web. Chiunque fosse presente nel web leggeva Didone, tutti se lo passavano via Twitter, via Facebook, via tutti i social network possibili e immaginabili, insomma mezza Italia ha letto Didone, al punto che se ne è accorto l'editore Castelvecchi, che è un editore molto attento, è un editore che ha lanciato tantissimi giovani e meno giovani scrittori italiani che adesso vanno per la maggiore, e ha chiesto subito a Galatea di raccogliere queste biografie scritte negli anni in un libro. Così, prima dell'estate, a giugno, si è prodotto Didone, per esempio. Questa è la storia di Galatea. Questo libro è diventato, perlomeno per l'editore Castelvecchi, il best seller dell'estate. Se ne è parlato parecchio quest'estate. Come avete visto, racconta un po' a modo suo gli antichi, con un linguaggio più che colloquiale, raccontando però le cose come stanno, perlomeno come le conosciamo noi, appunto, come vi dicevo, è una storica e quindi i documenti storici li conosce bene. Racconta in modo leggero, però racconta la realtà, non racconta le invenzioni, insomma, tutto ciò che lei scrive è storicamente documentato in scrittori antichi o in documenti archeologici, questo è assolutamente garantito. Però Galatea cerca un po' di attualizzare, di cercare di far capire, di fare anche dei riferimenti all'oggi, che possono sembrare un po' irriverenti, un po' così,
i reverenti no, ma anche poco rispettosi, diciamo, della distanza culturale che ci separa dall'antico. Però a mio avviso, in realtà, poiché sono molto rispettosi, perché fatti da una storica che bada bene invece poi a mantenere le distanze, in realtà però poi servono anche a farci capire qual è, diciamo, di che cosa si sta parlando. Messalina è ritratta come la Paris Hilton, diciamo, di oggi, insomma, e dell'antichità, cioè un'occhetta giovane di buona famiglia, insomma, che però, che quindi è anche abbastanza furba da sfruttare la sua posizione, ma non furba a sufficienza da trarne un vantaggio vero, e quindi poi, insomma, diventa una vittima di chi sta intorno a lei, e qui da un lato diffonde maldicenze sui suoi confronti e quindi diffonde anche un'immagine probabilmente poco veritiera delle sue attività, insomma, il fatto che un'imperatrice andasse di notte nei bordelli di Roma è abbastanza poco verosimile, e dall'altro lato chi poi trama la sua morte e giunge fino ad ucciderla, quindi assolutamente una vittima della propria bellezza, chiedo scusa, e della propria, ma non diciamo proprio stoltezza, appunto, lei era un'oca, era un'ochetta, sì, è vero, è un termine colloquiale, è un termine d'oggi, però rende l'idea del personaggio. Quello che fa Galatea, e lo dico, insomma, questa è la mia opinione, però l'ho letto in parecchie anche recensioni del libro di Galatea, lei ci racconta il carattere dei personaggi antichi, cioè lei, invece che raccontare come fanno molte persone, cioè cercare di ricostruire la storia, ricostruire la biografia, raccontare i fatti dei personaggi in modo più o meno eccelso, insomma, Eva Cantarella, che doveva essere qui con noi oggi, è una che ha cercato di ricostruire molte storie di personaggi antichi in forma filologica, narrando le fonti e quant'altro, in forma anche estremamente piacevole. Però l'operazione di Galatea Vaglio è diversa, lei usa le fonti, però cerca di capire, cioè, che tipo di persona era questo Temistocle, piuttosto che Alessandro Magno, piuttosto che Pericle, piuttosto che Giulio Cesare o Caligola. Cerchiamo di capire, cioè, perché si è comportato in un certo modo, invece che raccontare ha fatto questo, perché Tacito dice così, piuttosto che Ovidio dice colà. Dice, ma perché si è comportato in questo modo? Temistocle era un gran figlio di buona donna, ecco, ed è per questo che è riuscito a sopravvivere e a vendersi anche, diciamo, brillantemente agli ateniesi, ma poi anche ad altri, fino anche forse anche a soccombere della sua eccessiva furbizia. E mi ha colpito appunto uno di queste recensioni che girava nel web, che diceva, era una, adesso non mi ricordo il nome di quella, era la responsabile di comunicazione del PD, della Geloni, sì, di Bersani, sì, che diceva, sì, io ho studiato al liceo storia antica e chiaramente ho studiato gli avvenimenti, e questi avvenimenti, è chiaro, sono fatti da uomini, cioè da Temistocle, da Alcibiade, da Pericle, da Lisicrate, da chi, da altri, da Demostene.